Prego, vieni avanti. Non aver paura. Avvicinati pure. È bella, vero? Custodisco questa fiamma da un tempo che fatico io stessa a ricordare. Eppure ne rimango costantemente affascinata. Vedo la fiamma danzare e ogni giorno, ogni attimo che la osservo, è sempre diversa, sempre impegnata in un crepitare nuovo, in una nuova danza, in una nuova lotta. In molti parlano dei tempi prima del tempo, e in molti dicono che allora, nel vuoto, cominciarono a emergere acqua, terra e aria, alcuni preferendo questa, altri preferendo quella o quell'altra. Del fuoco pochi ne parlano, ma c'è un motivo. In pochi si accorgono delle cose che sono sempre con loro, in ogni momento. Quando io nacqui, quando mia madre mi impose il nome di Estia e mio padre mi impose il destino di più giovane e più anziana dei suoi figli, io la sentii. Sentii la prima fiamma e sentii che era già lì da prima di Crono e Rea, di Gaia e Urano, prima persino del vuoto. E come me, tutti i guardiani del fuoco, al momento del loro primo vagito e del loro ultimo sguardo, percepirono la fiamma e la verità che essa portava. Non fummo noi ad accendere quel fuoco. Esso era già lì che ardeva, mentre il mondo cominciava a girare. La fiamma ardeva, a dispetto di tutto e di tutti. E mentre la vita emergeva dall'oceano, veniva plasmata dal fango e dall'argilla, mentre tutti la etichettavano come pericolosa, distruttiva e persino debole e facilmente arginabile, la fiamma ardeva, la fiamma si muoveva e respirava e donava il suo calore. Il fuoco divampò, di vita in vita, di impresa in impresa, e si espanse, prese a permeare qualsiasi cosa toccasse, qualsiasi essere che si nutriva del suo calore e del suo potere. E una nuova folle danza cominciò, senza tuttavia mai arrestarsi. Non siamo stati noi ad accendere il fuoco, ma fummo noi ad alimentarlo. Noi guardiani lo alimentammo, lo diffondemmo e amammo la fiamma nel modo più puro, assecondandone la danza, facendo nostri i suoi movimenti, le sue mille sfaccettature, incarnandole ed esaltandole in modo che altri, che tutti comprendessero che il fuoco non è solo una debole fiammata. Il fuoco che custodisco riscalda il focolare di ogni casa, cuoce il cibo che nutre i nostri figli, dona vita, calore e protezione a chi si raduna attorno ad esso. Ma il fuoco è molto più di questo. Il mio fuoco è solo un piccolo movimento, una sola delle infinite manifestazioni della fiamma. E chiunque nel cosmo sa come il fuoco non sia solo docile e tenero, ma selvaggio e implacabile, potenza grezza, energia senza controllo. Il fuoco è furia cieca, distruzione sconfinata e senza limiti. Nulla resiste alla sua avanzata, niente sopravvive al suo passaggio. La furia e la rabbia sono ciò che più è evidente, che più fa rumore e più instilla timore e reverenza nel bagliore cremisi di un incendio che devasta il cosmo, nel ruggito leonino che desertifica e distrugge ogni cosa toccata dalle fiamme. Eppure la danza è sempre diversa e il ruggito distruttivo del fuoco diviene poi il ritmico battere di un martello sull'incudine, il rombo di una fiammata che piega e plasma, che tempera e genera nuova materia, nuova vita. Il fuoco che arde devasta, certo, ma purifica e crea terreno fertile per ciò che verrà. Dalla fiamma viene distruzione, ma anche creazione, e piegato da mani rispettose, sa produrre infinite meraviglie. E la meraviglia più alta e bella è quella che rischiara l'infinito firmamento. Libera da costrizioni, la fiamma divampa e diventa sole e luce, portatore di calore e vita, bruciante sterminatore delle tenebre e di ciò che di pericoloso si nasconde in esse.
Il fulgore del sole, il chiarore delle stelle del cielo consolano e guidano tutti gli esseri viventi, che da essi traggono conforto, vita e protezione. Eppure, la danza è inarrestabile e la mutevolezza è parte integrante del fuoco, che pur difensore e portatore di vita, può con la sua luce abbacinare gli occhi degli sprovveduti. Danzano le fiamme, danzano all'infinito, senza soluzione di continuità. E questo costante movimento produce ombre lunghe e delle volte inquietanti. Questo calore produce delle volte strani riflessi, strane immagini, illusioni e menzogne, inganni e trucchetti. Perché nel suo eterno movimento, il fuoco non si scorda mai che non è solo un potente creatore o un formidabile distruttore, ma è anche il calore che tinge le guance di un bimbo dispettoso sempre pronto a scherzare e fare dispetti. Tra un movimento distruttore e uno creatore, tra un bagliore salvifico e uno ingannevole, il calore della fiamma continua a diffondersi non sempre generando altri fuochi, ma semplicemente accarezzando il terreno e gli esseri viventi che lo popolano, donando loro fertilità e ingegno, portando calore alle loro menti, ai loro raccolti e persino ai loro lombi. Il fuoco è vita, e da che mondo è mondo, la vita è sempre generata davanti ad un fuoco crepitante. Tutto questo e molto di più è il vero fuoco. Vita e morte, creazione e distruzione, luce e inganno, prosperità e intelligenza. Il fuoco è energia pura e vivente, che arde senza freni e senza che nessuno possa arrestarlo. Certo, la fiamma può affievolirsi. Delle volte potresti pensare che sia scomparsa per sempre. Ma il fuoco arde, allo stesso tempo con bontà e cattiveria, poiché esso è l'anima di ogni cosa che esiste e contemporaneamente tutto crea e distrugge, in un ciclo infinito che noi guardiani, anzi, dei del fuoco, che incarniamo questo o quel suo aspetto, preserviamo con ogni fibra del nostro essere. Perché non fummo noi ad accendere il fuoco. Esso era già lì che ardeva mentre il mondo cominciava a girare. E preserveremo il suo calore per tutta l'eternità. Delle volte pazienti e placidi, delle volte irruenti e distruttivi, ma sempre fieri e orgogliosi. Noi siamo i guardiani del fuoco. Noi siamo il fuoco e non lasceremo che il cosmo venga inghiottito dal buio. Il fuoco splenderà per sempre e vi accompagnerà in una splendida e terribile danza, nella speranza che possiate, un giorno, finalmente capire il dono che ogni fiammella vi offre. Con il sogno che un giorno anche voi possiate ascoltare il sussurro di una fiamma morente, capendo infine che il fuoco è dentro ognuno di noi, in ogni trionfo e fallimento, in ogni magnifico talento e turpe imperfezione. Perché sì, è vero che tutti fummo modellati da acqua e fango, ma di fuoco è l'anima che ci arde dentro, e finché avremo fiato, quel fuoco non si estinguerà mai. We didn't start the fire, it was always burning since the world were turning. E io dovrei commentare un sacco di cose, ma non ce la faccio prima di dire che la canzone che ha ispirato questo racconto è We Didn't Start the Fire di Billy Joel. E io la conosco perché ho visto un video sugli Avengers che è una cover di quella canzone. Vabbè, salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo video racconto che spero vi sia piaciuto. Questa è la risposta alla domanda che tutti quanti mi hanno fatto: ma perché ti piace così tanto lo fuoco? Ecco il perché. Impersonato da Estia, quindi, che secondo me è la custode del fuoco per eccellenza, ho un attimino illustrato quelle che sono le caratteristiche che per me vanno sempre considerate quando si parla del fuoco, perché quando spesso
parliamo dei vari elementi. E l'acqua è più forte perché spegni il fuoco e dona la vita. No, il vento è più forte perché l'aria che respiriamo erode le montagne. No, la terra è più forte perché è culla della vita, perché tutti gli elementi sono così, ragazzi, e il fuoco rappresenta un qualcosa di veramente potente, anzi è la potenza rappresentata dall'elemento, lo è sempre stato. Magari è ovvio che l'acqua spegne il fuoco, che il vento però lo alimenta, che la terra resi... Quelle sono puttanate da Pokémon, scusate la parolaccia, però il fuoco come elemento lo trovo sempre uno dei più belli da analizzare, perché... non è piromania, è riconoscimento di quello che rappresenta a livello simbolico, metaforico, anche antropologico, volendo, la vita, la forza, l'energia, la potenza, distruzione e creazione. È questo che rappresenta il fuoco per me, sono queste le motivazioni che vedono il fuoco essere il mio elemento preferito in assoluto. Se dovessi avere un superpotere, oltre a essere Superman, mi piacerebbe dominare il fuoco come in Avatar. Eccoci qua. Basta, punto. È ovvio che la scelta poi degli dei rappresentati in questo video è semplicemente simbolica. Per i loro ruoli, diversificando un po' fra maschi e femmine, fra i loro ruoli e fra i loro pantheon, quindi abbiamo per il fuoco costruttore Festo, per il fuoco distruttore Sekhmet, per il sole abbiamo Amaterasu, per la dea della vita, della vegetazione, della vita che si innalza abbiamo ovviamente Brigit, delle illusioni abbiamo Loki, ovviamente, per il fuoco custode del fuoco Estia, e per il fuoco per eccellenza ovviamente Agni. Ma vi ripeto, sono scelte simboliche, volendo si possono sostituire tutti quanti tranne Estia e Agni, che secondo me sono quelli un pochettino più preponderanti per me e per la nostra cultura in generale. Come al solito non c'è tanta retrospettiva nei miei racconti, questo è quello che penso, ho fatto parlare semplicemente una dea al posto mio. Ma chi è la dea che ha parlato effettivamente? È Ilaria Vir, che molti di voi mi avevano già visto in live sul suo canale. Ilaria del canale Vir, la forza delle parole, è una audiolettrice, fa audiolibri, legge anche i suoi stessi racconti sul suo canale. Io vi invito a visitare il suo canale e iscrivervi se non l'avete già fatto. È una persona disponibilissima insieme a tutti quanti gli altri audiolettori che ho conosciuto negli ultimi mesi, che si sono prestati bontà loro a collaborare con me, e io ringrazio tutti quanti, ringrazio Ilaria che in piena estate, perché sto video sta uscendo a fine settembre, ma in realtà me l'ha fatto in piena estate questa lettura, mi ha letto il racconto, ci siamo accordati, eravamo in vacanza entrambi tra l'altro, quindi grazie mille a Ilaria per aver dato la voce in maniera esemplare alla nostra amatissima Estia. Ma la parte grafica invece chi l'ha fatta, e chi se non il buon Gabriele Mazzarella Mazzart, che mentre altri due colleghi stavano facendo altro, perché ho altri due video racconti in cantiere, lasciamo perdere, ho chiamato Gabriele e gli ho chiesto se potesse farmi nel corso dell'estate queste 6 illustrazioni. Sono 7, sono un deficiente. Con il suo stile che mi sembrava molto molto adatto all'atmosfera del racconto, che era più un viaggio tra le illusioni e le immagini che puoi osservare in una fiammata, diciamo così, quasi fossi Melisandre che fissa il fuoco mentre cerca di captare un messaggio di R'hllor. E quindi un infinito grazie anche a Mazzart, dovrebbe avere solo il profilo Instagram, però se ha messo altri profili metterò tutti quanti in descrizione in questo video. Mi raccomando, andatevi a iscrivere al canale di Ilaria e iscrivetevi ovviamente anche alle pagine social di Gabriele, di Mazzart. Detto questo, per davvero vi ringrazio per l'attenzione. Se volete recuperare il testo del racconto, lo trovate sul mio profilo Wattpad, dove trovate tutti quanti i racconti mitologici che ho pubblicato sul canale in versione testuale per l'appunto. Io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio tutti quanti i commenti, mi piace, le condivisioni, questo tutti quanti gli altri video, e per l'iscrizione al canale. Se volete sostenere il canale come vostro solito, mi raccomando, iscrivetevi, accendete la campanella che i feed non stanno funzionando mai. Ma soprattutto, se volete sostenere il canale, iscrivetevi alle pagine social per rimanere aggiornati sulle uscite, e se potete e volete contribuire economicamente al canale, trovate Patreon, soprattutto Patreon, e i link per le varie donazioni fra PayPal, Ko-fi, eccetera eccetera, perché gli ultimi video che vedrete, specie video racconti, sono frutto di
diciamo, investimenti economici, e vorrei fare un investimento pesante per quanto riguarda l'audio del canale a breve. Quindi se potete contribuire con un dollaro va benissimo. Più siete meglio è, ci sono varie ricompense, ci sono vari tier, date un'occhiata. Ogni contributo è utile, specie quando YouTube non collabora e non contribuisce, ma lasciamo perdere. Ma ovviamente se volete e potete, mi raccomando, io devo spammare un po' di più perché lo fanno tutti, spamma Patreon, perché non lo devo fare io una volta ogni tanto? Detto questo, ci vediamo in live sul sito Viola questo pomeriggio dalle 18 e sabato con il nuovo video. Bye!